tanto il mio PowerPoint, quindi non so poi, cioè voi vedete anche la mia faccia che parla? Tutte Vediamo tutte e due le cose. e due. Ah, perfetto, quindi non posso fare smorfie strane. Benissimo. Allora, intanto veramente ancora grazie al collega Andrea Fiorini che mi ha dato questa opportunità perché il tema è un tema che mi sta a cuore. Naturalmente io sono risulto almeno appunto laureata in archeologia dell'architettura a Roma 3, quindi è sicuramente l'ambito nel quale mi identifico come archeologa e come professionista. Chiaramente vengo da un contesto che è quello di Roma, dove il tema archeologia dell'architettura, come cercherò di spiegarvi in questa conversazione, è stato accolto in un modo peculiare, per una serie di ragioni che io cercherò di condividere con voi. E dunque, ecco, non è che voglio mettere le mani avanti, ma ho pensato di gestire questa opportunità di ritornare a riflettere su questo argomento che io in realtà davo un po' per scontato, sinceramente, facendolo attraverso l'individuazione di nodi metodologici, soprattutto, che preferisco affrontare. Poi chiaramente se vogliamo approfondirli o vogliamo poi ritornarci, c'è sicuramente tutto l'agio. E a dire il vero mi sono concentrata proprio sulle origini di questa problematica, chiamiamola così, perché in effetti era stata questa la domanda iniziale che era intercorsa tra il professor Fiorini e me, quindi capire che cosa succede a Roma quando nel resto, soprattutto diciamo nella parte settentrionale dell'Italia prende piede lo studio archeologico applicando il metodo stratigrafico degli elevati. E quindi ecco, io cercando di ripercorrere queste tappe a partire proprio da dove, cioè per andare a capire dove si è originato il problema. Sono quindi andata a ripercorrere le fonti sostanzialmente, fonti che in questo caso per me sono in parte non più viventi, ma in parte viventi, nel senso che tocchiamo un argomento recentissimo effettivamente nella nostra disciplina e quindi è stato per me un grande piacere di poter ritornare alle pagine degli atti di Pontignano, i famosi atti in cui appunto si gettavano le basi di questa riflessione metodologica, come anche nelle pagine di Daniele Manacorda, chiaramente che da sempre a più riprese è tornato sull'argomento, oltre a essere poi, come vedrete, in realtà un po' un protagonista di questa conversazione per il fatto che il caso che poi citeremo di archeologia stratigrafica applicata agli elevati è proprio appunto il caso dello scavo della cripta Balbi, perlomeno nel periodo in cui mi riferisco è uno dei forse unici casi di applicazione che possiamo documentare. E ci tengo a precisare, anche se forse è abbastanza evidente, ma che anagraficamente io mi colloco all'interno di una generazione che appunto ha avuto la fortuna, ha avuto il privilegio di formarsi e di lavorare con alcuni degli protagonisti della rivoluzione stratigrafica, perché nel caso dell'archeologia e dell'architettura parliamo di questo, ed è appunto questa generazione, la mia, che forse si colloca tra gli ultimi allievi con cui coloro che hanno elaborato il pensiero sull'archeologia stratigrafica hanno potuto appunto lavorare, che hanno formato e con cui hanno poi potuto lavorare. E quindi questo è molto importante da sapere, quindi mi pongo in ottica di formazione su questo tema prima di tutto e quindi ecco, vuole essere per me un'occasione di conversare e di confrontarci su questi temi che per quanto mi riguarda ho vissuto non nel momento in cui la rivoluzione si faceva, ma nel momento in cui questo nuovo approccio alla cultura materiale, in realtà come diceva Frankovic, alla materialità della storia, è applicato e quindi diciamo dà anche i suoi primi risultati come vi farò vedere. Quindi quello che io vorrei fare in questa circostanza è condividere con voi una possibile storia delle vicende relative allo sviluppo
in quali forme e in quali contesti, perché anche questo è assolutamente importante da sottolineare, dell'archeologia e dell'architettura a Roma, con particolare riferimento agli esordi, quindi agli anni Ottanta, agli esordi di quel particolare atteggiamento culturale con cui si è cominciato a guardare alle città pluristratificate e all'edilizia storica a lunga continuità di vita. Come diceva Andrea, il caso di Roma infatti è un caso molto strano, il fatto che non ci siano, no, almeno così ad una prima rassegna, casi comparabili con quelli di Genova, di Venezia e di tutte quelle realtà, Firenze naturalmente, Siena, di tutte quelle realtà che invece hanno poi fatto scuola da questo punto di vista. È una storia che ha appunto molti aspetti singolari, a mio avviso profondamente condizionati da fattori interni proprio alla città, che sono legati alle vicende che hanno modellato l'edificato storico e anche dagli interpreti di un pensiero che è culturalmente lontano da quella che a tutti gli effetti deve essere considerata, come ho detto, una rivoluzione nell'approccio appunto alla, lo ripeto, materialità della storia, come diceva Frankovic. Quindi da questa mia rassegna emergerà che è il contesto a essere influente per quanto riguarda le vicende di Roma, ma non solo, è anche una questione di approcci, di scuole che sono sul campo nel momento in cui nel resto d'Italia si rivolge l'attenzione al costruito, all'edificato. E non a caso, infatti, l'immagine di riferimento iniziale è proprio questa. Ora, mi scuserete se le immagini, saranno povere in questo contributo, ma appunto è un'altra delle evidenze legate alla circostanza, cioè di materiali grafici che possiamo chiamare stratigrafia degli elevati degli anni Ottanta o comunque relativi agli esordi a Roma non esistono, così come li possiamo intendere se pensiamo appunto a quello che succedeva nella parte settentrionale d'Italia. E appunto ribadisco che, come potete già intuire dal contesto che mostro, cioè appunto l'area dei fori imperiali, c'è da dire che per quanto sia assolutamente complessa e stratificata e sicuramente ovvia la materia prima sulla quale applicare appunto il metodo stratigrafico nella lettura delle vicende storiche, nella ricostruzione dei processi che le hanno così sagomate, ecco, però c'è un problema, a mio avviso, di fondo, che è appunto dovuto alle vicende interne della città, cioè a una serie di vicissitudini storiche che in qualche maniera hanno reso forse un po' difficile, ecco, poter attuare questo approccio nei confronti di questi contesti. Quindi, come dicevo, è un fatto di contesti ed è un fatto di scuole. Sebbene possa poi, essendo questo un corso della scuola di specializzazione focalizzato su questo tema, lo faccio più che altro per me, non certo perché io possa dubitare che non siano chiari questi concetti, lo faccio per me perché nella costruzione di questo discorso è stato per me necessario ritornare e ripercorrere ai temi metodologici, cioè alle questioni di metodo che sono alla base e all'origine del tema dell'archeologia e dell'architettura e della sua parziale o comunque peculiare applicazione nel contesto di Roma. Le definizioni su cui mi concentro sono tre, e sono appunto quella di archeologia urbana, di archeologia dell'architettura e di stratigrafia degli elevati. Infatti, diciamo subito che Roma non è propriamente il punto di riferimento per lo sviluppo dell'archeologia stratigrafica degli elevati, semmai è il luogo della riflessione culturale su questo argomento, e questo è molto importante da sapere e da ricordare. Le immagini che infatti vi propongo di fatto racchiudono un po' le esperienze dove si è attuata
la rivoluzione stratigrafica con porzioni di elevato conservate, ma che come vedremo non sono gli elevati degli edifici storici a lunga continuità di vita come nelle realtà nord italiche, è semmai il sedime storico che si trova all'interno della stratificazione, che talvolta ha l'aspetto di strato, talvolta ha l'aspetto di un muro, e che in quanto tale viene documentato con i metodi dell'archeologia stratigrafica. Spero di essere chiara, diciamo, nella spiegazione, poi semmai dopo ci possiamo ritornare. Quindi, tornando alle definizioni e partendo appunto proprio dalla principale, archeologia urbana, è l'archeologia urbana di fatto la culla della stratigrafia degli elevati a Roma, perché è da lì, non tanto dal restauro, che è l'altro caso in cui, soprattutto nei contesti dell'Italia settentrionale, si è sviluppata questa disciplina, con tutto il problema legato al difficile rapporto fra archeologi e architetti, che comunque c'è anche a Roma, diciamo, storicamente, ma appunto è l'archeologia urbana, quella che a Roma si sviluppa maggiormente, proprio in funzione del contesto. E per questo chiaramente io ho scelto, e lo dico senza alcun problema, di rileggere per l'ennesima volta, dico, ma tanto non bastano mai, le pagine di Daniele Managorda, Lezioni di archeologia, dove appunto da ultimo, recentemente, quindi dopo una vita dedicata all'archeologia, si sintetizza effettivamente il tema dell'archeologia urbana attraverso l'individuazione di tre dimensioni che la caratterizzano come una componente tipica, chiaramente, dell'archeologia contemporanea, perché di fatto, diciamo, il periodo storico che caratterizza gli edifici oggetto di attenzione è un conto, ma è comunque archeologia del contemporaneo, o meglio, contemporanea nel senso che si parte dall'oggi. E quindi in una visione diacronica, che è un'altra delle categorie mentali fondamentali introdotte dalla rivoluzione stratigrafica, è chiaro che è l'ampio respiro che poi garantisce una lettura globale della storia dei manufatti. E pertanto è appunto fondamentale sapere che l'oggi è uno dei poli dell'attenzione nel considerare questa disciplina. E dicevo, le tre dimensioni sono storica, tecnico-professionale e urbanistica, ripeto, nella definizione data da Managorda in Lezioni di archeologia. Chiaramente una definizione che io condivido pienamente e nel mio piccolo intendo. E, andando nel dettaglio, è una dimensione storica, e come lui appunto ha definito attraverso questa sequenza di definizioni, è un'archeologia della città, perché chiaramente si occupa di ricostruire le varie fasi di vita, di nascita, vita, abbandono, rinascita della città, e quindi è chiaramente un'archeologia della città stessa. Tecnico-professionale nel senso che mette in campo una serie di necessità, di requisiti, di professioni, di incontri e scontri professionali e di tecniche, di saperi che sono necessari per poterla condurre nel modo migliore. E quindi è un'archeologia in città, nel senso che fa i conti con i tempi, con i costi, con i budget, con i ministeri, con tutte le realtà che di fatto contribuiscono alla gestione, alla tutela e alla valorizzazione del bene che attraverso l'archeologia urbana si va ad indagare. E poi la dimensione urbanistica, che è quella che possiamo definire archeologia per la città nel momento in cui un progetto urbanistico, quando c'è, e questo è il grosso problema relativo ai fori imperiali, come fu ai tempi degli anni Ottanta, un progetto partito e mai, o meglio, rallentato e in realtà forse compiuto, ma neanche fino in fondo, di recente con i fondi del Giubileo del 2000, quindi in un periodo molto ampio di tempo, a differenza del caso di Cripta Balbi che poi vedremo. E quindi insomma, archeologia per la città significa che, ed è una caratteristica appunto specifica dell'archeologia urbana, deve essere dei cittadini, sia in termini di vivibilità, di accessibilità, ma anche di comprensibilità.
E per questo ci deve essere un progetto culturale che si aggancia ad un progetto urbanistico, cioè deve essere una sinergia di progetti. E questo è un altro dei fattori che, come sappiamo, è molto critico, specialmente nel caso della realtà culturale romana, ecco. E come ancora dice Managorda, l'archeologia urbana è una definizione troppo bella per non ripeterla, indaga lo scheletro e il corpo della città, ed è proprio questo il senso, cioè senza mai perdere di vista, almeno in teoria, il fatto che la città è fatta di due componenti ed entrambe appunto vanno approfondite. La seconda definizione sì, appunto, mi sembra assolutamente interessante e importante da sottolineare, sempre tratta da lezioni di archeologia di Managorda, è archeologia dell'architettura, che sembra una banalità, però come io dicevo inizialmente, io appartengo a una generazione, sono dell'82, quindi una delle ultime che ha potuto lavorare con coloro che hanno pensato l'archeologia dell'architettura ai tempi appunto degli anni 80, per cui come minimo io, diciamo, ho dovuto ripercorrere le tappe di questo pensiero, partendo, come vi dicevo, no, dai famosi atti del convegno a Pontignano, fino a, su archeologia e restauro, fino a, ai tempi contemporanei, ai tempi odierni. E, per quanto riguarda l'archeologia dell'architettura, ecco, come prima informazione, per essere chiari, ha come oggetto la storia degli edifici ricostruita con metodo archeologico, a partire dall'analisi dei materiali impiegati e delle modalità della lavorazione e della posa in opera. E questo è fondamentale puntualizzarlo, perché sarà ovvio per noi, e diciamo il discorso generazionale da questo punto di vista è rilevante, ma nel momento in cui a Roma arrivava questa ventata di novità, le resistenze si sono appuntate proprio su questo concetto legato alla, diciamo, a questa sfumatura disciplinare dell'archeologia. Poi si dice che ricostruisce la storia fisica e formale degli edifici quindi si intende proprio del costruito, partendo dall'approccio diretto al manufatto e ricorrendo a ogni tipo di fonte materiale. E qui il caso di Cripta Balbi, come si sa, ha fatto scuola, nel senso che nel momento in cui siamo nel contesto dell'archeologia urbana, e ripeto, è il caso di Roma, in cui si applica in qualche modo l'archeologia dell'architettura compatibilmente con il contesto, per cui si ricostruisce la vita di un isolato, la vita di un particolare luogo della città, con la sua stratificazione che non è fatta però soltanto di pareti verticali, ma anche di depositi orizzontali, ed è qui forse la grande differenza rispetto ai grandi contesti monumentali medievali che hanno favorito lo sviluppo più agile della disciplina nel contesto nord Italia, diciamo del nord Italia. Ma è fondamentale ricordare appunto che è l'approccio diretto a fare la differenza. L'approccio diretto è quello che normalmente nei cantieri di restauro è ovvio, perché stando proprio fisicamente a contatto con l'edificio, perché lo si deve restaurare, perché magari è ancora abitato, penso al centro storico di Genova, per dirne uno, ma ce ne sono tanti altri. Ecco, questo pone in una prospettiva differente che quando queste strutture sono conservate per pochi centimetri e sono all'interno, come dicevo, del sedime. Ma a parte questo, quel che veramente è fondamentale sottolineare è il fatto di non gerarchizzare le fonti, nel senso che non si scelgono determinati indicatori, e anche questo è un punto su cui a Roma ci si scontra, perché appunto è una questione di scuole, come vedremo fra poco, ma le fonti vanno considerate ampiamente, globalmente, sia in termini di tempo che in termini di qualità, perché ciascuna può portare un'informazione dal momento che l'obiettivo è la ricostruzione delle trasformazioni, in parte visibili sulla pelle dell'edificio, in parte non visibili ma intuibili, o in parte, nel caso appunto dell'archeologia urbana, conservate nei depositi. E anche questo è un punto su cui, come vedremo fra poco, chi diciamo resiste all'archeologia dell'architettura si appunta, dicendo che è una lettura parziale quella che offre la fronte di un edificio.
Inoltre l'archeologia dell'architettura prende le mosse dall'intenzione di individuare gli strumenti concettuali utili a descrivere il trascorrere del tempo sulle murature. Questo è un concetto di Manacorda, è un concetto di Roberto Parenti, lo ritroviamo nella sua definizione, è un concetto di Riccardo Frankovic, chiaramente è il concetto nato nella grande incubatrice del pensiero stratigrafico applicato in generale, mi sentirei di dire, alla materialità storica, e che quindi presuppone che non si tratta di un mero sapere tecnico, e anche qui sottolineo tecnico, ma di strumenti concettuali. E questo penso che sia l'elemento rivoluzionario in generale, no? di questi concetti, cioè il fatto di acquisire una metodologia che forse quasi a prescindere dal contesto consenta di marciare sulla strada che conduce ad una ricostruzione storica verosimile, con tutte le difficoltà chiaramente legate al singolo contesto. Infine, gli aspetti archeografici, cioè tutto quello che riguarda la lettura nel dettaglio e quindi la documentazione e quindi la comprensione delle tracce che sono sulla pelle delle strutture, nell'archeologia dell'architettura vanno di pari passo con gli aspetti invece archeometrici. Penso alla mensiocronologia, di cui avete sentito parlare, se non erro, ieri. E sono quegli aspetti che misurano materialmente, appunto, gli aspetti proprio materiali di ciò che compone l'edificato. E a questo proposito, oltre alla definizione di Manacorda, ho voluto introdurre la definizione di Parenti. Ripeto, so che voi sicuramente queste cose le sapete a memoria, ma sono funzionali ad introdurre la problematica di Roma. Nel senso che queste sono le informazioni che sono sul tavolo dell'archeologia negli anni 70-80, il problema poi è la ricezione, appunto, di questi concetti, ed è per questo che mi permetto di riportarli all'attenzione con un minimo di dettaglio. Ecco, questa definizione invece deriva dal dizionario di Frankovic Manacorda, edito nel 2000 dalla Terza, e Parenti ovviamente si è occupato di redigere la definizione archeologia dell'architettura, dicendo chiaramente che il luogo di nascita non è uno ma tanti dal centro verso il nord, ed è interessante questa idea di sperimentare parallelamente. Quando vi dicevo che si tratta di strumenti concettuali, il senso è proprio questo, cioè chi ha sperimentato parallelamente, autonomamente, per la prima volta queste categorie mentali applicate all'archeologia, cioè alla materialità dei centri storici nei quali si andava a lavorare, chiaramente veniva da una scuola che in fondo era comune a tutti. Ed è per questo che, è inizialmente un pensiero sinergico, che poi ha chiaramente delle ricadute e delle applicazioni diverse in base ai contesti di riferimento. Ed è qui che infatti emerge il contesto fondamentale. Dove si applica l'archeologia dell'architettura? In due punti, in due luoghi virtuali, che poi sono luoghi concreti. Nelle ricognizioni sul campo, che poi a Roma diventano i cantieri di archeologia urbana, e nei cantieri di restauro. Ecco, a Roma è mancata l'esperienza dei cantieri di restauro, che non è che non ci fossero, ma non erano concepiti, io mi ripeto, almeno agli esordi, e comunque non è che poi dopo sia, sicuramente poi sono migliorate le condizioni, ma almeno tra gli anni 80 e 90 ancora era un tema abbastanza spinoso. Ecco, i cantieri di restauro sono il luogo invece dello scontro fra archeologi e architetti, che è uno scontro che si sa esiste da sempre, ma forse nel caso dei contesti di Roma è proprio stata forse la causa che ha determinato un'applicazione differente del metodo stratigrafico al costruito. Dal punto di vista delle procedure metodologiche, applica la lettura archeologica alle tracce archeologica delle tracce sulle superfici verticali, descrivendone natura, funzione e ponendole in sequenza stratigrafica. E poi Parenti sottolinea qualche cosa che è fondamentale universalmente, che è quello che poi Manacorda chiamerà il triangolo virtuoso, e cioè gli strumenti dell'archeologia messi in campo sono essenzialmente tre: tipologico, stratigrafico e tecnologico. E anche qui è fondamentale ricordarlo, per il fatto che
sarà proprio osteggiato questo approccio da parte di chi si trova a Roma, ed è soprattutto, va detto purtroppo, la scuola che, diciamo, all'epoca, ancora oggi, ma con le debite differenze, era la scuola di topografia, quella, diciamo, incarnata da Lugli, da Gismondi e da tutta una serie di architetti e ingegneri, Lanciani chiaramente il tradizionale fondatore, che di fatto hanno un atteggiamento molto diverso nei confronti del contesto di Roma stessa, ecco. E quindi questo è fondamentale ricordarlo, diciamo, ai fini di queste valutazioni. E un altro dei punti su cui, come vi dirò fra poco, ci si scontra è proprio il senso del rilievo, il rilievo strutturale. Ora, voi probabilmente sarete abituati a questi rilievi lunghissimi, elaboratissimi, dettagliatissimi, dove c'è la superficie muraria e fin dalle origini dell'archeologia e dell'architettura a Genova, Siena, Venezia e in altri contesti, unità stratigrafiche, murarie, positive, negative, questo è secondario, ma... unità stratigrafiche per ogni traccia individuata, che chiaramente è l'applicazione del metodo stratigrafico a una parete verticale, quindi questo vuol dire spaccare, diciamo, la realtà materiale in tutte le sue componenti che gli occhi dell'archeologo riescono a identificare, seguendo quelle che Harris definisce sempre nel periodo le interfacce. E bisogna ricordare infatti che sono le interfacce, cioè è il manuale di Harris che è in tasca degli archeologi in questi anni, sia a Roma che a Venezia, che a Genova che a Siena. Chiaramente sono informazioni più o chiaramente quelle che derivavano dall'esperienza britannica, poi portata tramite Carandini a Roma, che nel frattempo aveva lavorato con Lamboglia, e quindi ecco, siamo appunto in quel periodo lì. Io quello che ho fatto è stato cercare, anche attraverso queste definizioni pubblicate nel 2000 ma pensate negli anni 80, di mettermi nella testa e di guardare le cose con gli occhi di chi questa archeologia la stava effettivamente costruendo. E quindi il rilievo è l'altro argomento che divide necessariamente la scuola dei topografi dalla scuola degli archeologi che fanno archeologia stratigrafica. E a Roma questo è effettivamente un altro tema abbastanza caldo di discussione. Infine, parenti, adesso io ho sintetizzato chiaramente, ma un altro interessante concetto riguarda il fatto che l'archeologia dell'architettura, mutuandole dall'archeologia medievale, vuole rispondere sostanzialmente a due domande: in quale ordine sono avvenute le trasformazioni e quali caratteri formali e costruttivi possono identificare le murature dei diversi periodi storici. Altro punto sul quale le due scuole che coesistono a Roma, cioè una già esisteva che era quella appunto di topografia e l'altra quella stratigrafica che fa capo a Carandini in sostanza e a tutti i suoi primissimi allievi che poi sono diventati colleghi, ecco, questo è un altro tema su cui queste due scuole proprio non si intendono, nel senso che, come vedete, già siamo a tre punti e avete capito perché a Roma questa cosa appunto ha avuto uno sviluppo suo particolare. I caratteri formali e costruttivi, che sono appunto diciamo l'elemento che consente internamente al muro di collocarlo, almeno teoricamente, in un orizzonte cronologico, è qualche cosa che è stato affrontato molto bene, molto approfonditamente dalla scuola di topografia. Pensate all'opera di Lugli su Roma e dintorni, e pensate all'opera di Gismondi per quanto riguarda le tecniche edilizie di Ostia, che chiaramente non è un contesto pluristratificato come può essere una città a lunga continuità di vita, cioè Roma, ma sicuramente è un esempio concreto di quale sia l'approccio e il pensiero di chi fa archeologia. Loro chiaramente non la facevano negli anni 80, la facevano negli anni 50, ma sono, diciamo, i fautori di una scuola la cui eredità ancora è viva nel momento in cui invece arrivano questi nuovi approcci alla realtà materiale. Quindi, come appunto dice Parenti, la disciplina viene sperimentata in due campi di applicazione, che sono l'indagine archeologica sul costruito di età storica e quello del restauro architettonico. E come dicevamo, appunto, sono i due ambiti nei quali si sviluppa la discussione tra gli archeologi e le loro scuole e tra archeologi e architetti, in particolare nel contesto dei restauri, dei cantieri di restauro.
l'ultima definizione è stratigrafia degli elevati, il ritorno a lezioni di archeologia, semplicemente per dire un'ovvietà, naturalmente, che non coincide con l'archeologia dell'architettura, che di fatto è una grande scatola che contiene tante cose, tra cui la stratigrafia degli elevati, ma naturalmente ne costituisce un aspetto fondamentale. Perché l'approccio stratigrafico applicato al costruito determina, come vi dicevo prima, una scomposizione analitica dell'organismo architettonico, che è quella cosa che faceva tremare le gambe agli architetti, alcuni architetti che infatti rifiutano completamente nell'ambito del restauro l'approccio archeologico. Dall'altra però determina una conoscenza diacronica dell'edificio e del contesto, perché infatti la grande domanda è: ma se non si scompone e non si analizza nel dettaglio quello che io leggo sulle facciate dei muri, a che scopo io mi relaziono a questi edifici? Cioè, qual è la domanda storica che io ho in testa quando conduco un restauro? Ed è su questo tema, di fatto, che si sviluppa il grosso scontro, come è agli inizi, ma che, insomma, devo dire, ancora sono stati fatti tanti seminari, tante occasioni di incontro, sicuramente sono cambiate tante cose, sono cambiate le generazioni, sono cambiati gli architetti e sono cambiati gli archeologi, però di fatto è qualche cosa che ancora costituisce un po' un oggetto del contendere, quasi, cioè di debba essere questa competenza di leggere analiticamente la struttura, l'architettura e poi tradurla in una sequenza storica e infine restaurarla. E per concludere, il metodo stratigrafico, derivando dal rivoluzionario approccio sperimentato da Lamboglia e portato ad un'applicazione sistematica da Carandini e da suoi allievi, incontra resistenze. Vabbè, ma questo mi pare evidente. A questo punto, mamma come vuole il tempo? In realtà, per farvi capire meglio in che posizione mi metto io rispetto a questa tematica, io in realtà sono proprio l'esempio vivente, secondo me, ma come me ce ne sono tanti di colleghi, di chi ha fatto l'esperienza di entrambe le scuole, diciamo così, e in tutta coscienza io mi sono sentita di muovermi spontaneamente verso la scuola dell'archeologia stratigrafica, ma ripeto, a mia discolpa dico, avendo fatto esperienza diretta, quindi una tesi triennale, io appartengo al nuovo ordinamento, come vi dicevo in premessa, diciamo il fatto generazionale è fondamentale, l'informazione anagrafica, quindi io sono stata di quelle che ha beccato la riforma universitaria, quindi la divisione in due lauree del percorso che inizialmente era unitario, e quindi ho avuto l'opportunità, secondo me, di fare due diverse esperienze di tesi. La prima con una scuola di topografia, sempre a Roma 3, però diciamo erano diversi docenti, la prima diciamo nell'ambito della scuola di topografia e l'altra nell'ambito della scuola dell'archeologia stratigrafica, con appunto la specifica di archeologia dell'architettura. Da cosa si capiva? Allora, all'epoca io ero veramente giovanissima, non capivo niente, come probabilmente molti agli inizi di un percorso complesso, e quello che sapevo però era che intanto avevo una particolare predilezione per il disegno come documentazione, questo mi sembrava abbastanza ovvio, ma non era ovvio per nulla, e l'altra cosa era il fascino per le tecniche edilizie, la composizione delle strutture murarie, eccetera. Non avevo ancora forse capito che io automaticamente percepivo la sequenza delle cose, ma assolutamente non sapevo distinguere un mattone da un sasso, no? Come forse sarà capitato a molti proprio all'inizio, quindi mi sono detta approccio diretto, ecco, quello sicuramente lo avevo inquadrato come strada da seguire. La cosa interessante di questo lavoro che ho dovuto fare sulla Via Appia è un sepolcro, un colombario di secondo secolo dopo Cristo, probabilmente piano secondo secolo, insomma con la commissione dei riti, incinerazione, inumazione, eccetera, insomma io dovevo analizzare attraverso il rilievo, anzi più che altro disegnarlo in pianta e in prospetto a mano. All'epoca ancora si faceva tutto a mano, quindi avevo i trasferelli, insomma una tecnologia, mi sento quasi preistorica da questo punto di vista, con i miei sempre complimenti ai preistorici per tutti i loro invece problemi molto più grandi che hanno di solito in questa disciplina, e specialmente per dire che, come vedete da queste immagini, è un rilievo muto, cioè sono rilievi che hanno come scopo quello di documentare lo stato di fatto, ecco,
e senza un'attenzione nel dettaglio, lasciate perdere che fosse la tesi triennale o specialistica, questo non conta, come non conta che non ho usato uno strumento più tecnologico invece della fettuccia e del filo a piombo, insomma questo è assolutamente secondario in questo caso, è proprio l'approccio all'edificato che è diverso, e me ne sono accorta riguardando la bibliografia che mi fu data, dove non c'era il minimo riferimento all'archeologia stratigrafica, e io mi sono laureata nel 2005, credo. E quindi ecco, lì ho capito che effettivamente una scuola di topografia c'è, cioè, anche molto forte, e che in, almeno con le persone con le quali ho lavorato io era profondamente influenzata dalla scuola di Luigi, dove la tecnica edilizia è quello che conta, ma poi la lettura culturale di quello che succede all'interno di un edificio, dove appunto la tecnica edilizia è un indizio materiale, non una, uno scopo, ecco, questa cosa effettivamente è quello che è accaduto ed è quello che non mi aveva convinto granché. Tanto è vero che poi quando a Roma 3 è arrivato l'insegnamento di archeologia dell'architettura condotto da Mauro Medri, ho pensato a questo punto, visto che voglio rimanere nell'ambito, mi addentro in questa esperienza. Ed è stata anche per me una rivoluzione, perché ho avuto, dico, l'onore di analizzare e quindi poi anche di pubblicare, grandissima opportunità per me, le terme del Nuotatore, che non so se lo sapete, ma sono il primo scavo stratigrafico dell'Istituto di Archeologia della Sapienza, con un 37enne, se non mi ricordo male, Andrea Carandini, professore sul campo, direttore dello scavo, il direttore scientifico era Giovanni Becatti, che era stato uno degli autori della topografia generale di Ostia nel 1953, quindi in realtà un esponente della vecchia scuola, però come dice sempre Carandini, lo scrive in tante occasioni, era talmente fiducioso nei giovani che alla fine non poteva che lasciargli carta bianca. E infatti grazie a questa fiducia e grazie a questo scavo è nata l'archeologia stratigrafica a Roma, si può dire. Nella foto di gruppo che vedete in basso a destra vi dico soltanto che c'è una giovanissima Panella, che forse è professoressa Clementina Panella, che forse è quella che sta seduta al centro con la maglietta a righe, che forse visivamente è quella che più facilmente si può riconoscere. Questo per dirvi cosa? Che analizzare un edificio ostiense stratificato, ma stratificato nei limiti della cronologia che va, diciamo, dall'età Flavia, cioè quando le terme si costruiscono, fino al suo abbandono, e mi riferisco all'età terzo secolo dopo Cristo, ecco, la foto dell'abbandono è quella che ho inserito al centro, cioè un accumulo di marmi tagliati e messi all'interno di un vano dell'edificio come a riciclo, diciamo, pronti per un riciclo che poi non è mai avvenuto, ecco, già solo concepire la realtà in questo modo per me aveva marcato una differenza fondamentale. Tanto per fare una differenza, ripeto, la tecnologia usata in questo caso non c'entra nulla, ma la pianta delle terme diventa la pianta per US. E quindi, diciamo, l'insegnamento di archeologia dell'architettura in questo contesto specifico si traduce con l'applicazione del metodo stratigrafico alla realtà materiale, chiaramente con i limiti della realtà materiale di riferimento, e cioè è un edificio praticamente rasato a terra, tranne alcuni punti in cui è ancora conservato per qualche centimetro o forse un metro, ecco. Questo per dire che la rivoluzione è in atto e la differenza tra i due approcci a me è stata molto chiara, ed è per questo quindi che mi sono permessa di fare questo piccolo intervento, questa piccola spiegazione, per farvi capire come di fatto le due scuole, ripeto, nel mio piccolo le ho vissute entrambe, e da sola mi sono resa conto che per come sono fatta io, per come io intendo il valore del mestiere dell'archeologo, ecco, forse l'approccio stratigrafico poteva essere quello più adatto a capire quello con cui io entro in contatto. Che cosa succede a Roma? A Roma i punti di vista, come vi dicevo, sono sostanzialmente due: quello topografico, che è rappresentato da una scuola di vecchissima impostazione, appunto, se vi cito Rodolfo Lanciani, siamo alla fine dell'Ottocento, primissimi del Novecento, quindi è un'archeologia che passa attraverso l'Unità d'Italia, se la possiamo chiamare archeologia, ma insomma di fatto è un atteggiamento
nei confronti dell'edificato molto particolare, che tende a piegare la necessità storica e quindi la domanda culturale che c'è alle spalle, dietro agli interventi, poi una domanda che in realtà non c'è, in favore dello sviluppo, dell'aggiustamento, dell'allargamento della strada, della trasformazione di fatto della città di Roma nella capitale d'Italia sul modello della città di Torino, quindi un modello umbertino, che capite bene che con la stratificazione plurimillenaria di Roma era veramente un esperimento non impossibile, perché in parte ci si è provato, ma insomma l'impatto era sicuramente fortissimo. Quel tipo di atteggiamento, che sicuramente documentava gli edifici, sicuramente cercava di collocarli in una sorta di tempo storico, però non aveva nulla a che vedere con l'intenzione di delineare una storia complessa e globale. E ho messo qui le copertine di due dei lavori fondamentali da questo punto di vista, che sono la tecnica edilizia romana, che è quella che appunto in un grande album fotografico con una serie di osservazioni dà delle informazioni molto nette, molto chiare, molto precise sulle murature, quindi su quell'elemento interno alla struttura, ripeto, ci riferiamo soprattutto all'edilizia antica, ma è l'approccio che chiaramente fa la differenza, perché chi appunto lui gli scrive questo volume ritiene che lo scavo stratigrafico, che si conosceva perché c'era stata l'esperienza di Giacomo Boni al Foro Romano, Giacomo Boni messo tragicamente da parte per essere un assolutamente non adatto alle amministrazioni, come invece era molto più adatto Rodolfo Lanciani, che era un politico, era un amministrativo, oltre a svolgere ruoli sul campo, ma Boni era uno scompositore della materia e questa cosa non era compresa, diciamo, dai suoi contemporanei. Si pensava che appunto scomporla fino a quel punto poi quale senso potesse avere. E quindi la critica che appunto lui gli fa è: ma sì, però le archeologie sono due, cioè quella del sottosuolo che è dei preistorici, quella soprassuolo fatta di muri che è nostra, appunto. Ecco, quindi se chiaramente non si analizza la struttura in relazione al deposito orizzontale, ma neanche in relazione a, diciamo, quello che ha intorno, che non sia prettamente, diciamo, collegabile alla cultura romana antica, ecco, voi capite perché a Roma negli anni Ottanta c'è stato un problema di approccio come eredità di questa scuola. L'altra opera è appunto Scavi di Ostia. Io ho voluto sottolineare la frase di Gismondi, che è appunto edita nel suo contributo relativamente al grande lavoro sulle tecniche edilizie di Ostia che lui ha fatto, perché è molto chiaro l'atteggiamento. Ho preso in esame edifici datati e dopo averne assunto le comuni caratteristiche strutturali e approfondito le particolarità costruttive, lui lavorava a stretto contatto con Lugli, poi è come se si fossero un po' divisi il campo, almeno questo è quello che sembra di capire, mi è stato possibile stabilire alcuni criteri in base ai quali ho poi classificato la maggior parte delle costruzioni di datazione incerta. Allora io mi sento di dire, per quanto riguarda Gismondi, che io l'ho studiato, ristudiato, riletto le sue opere, conosco a menadito la pianta di Ostia, ripeto, non è una città più ristratificata, ma sicuramente lui una nozione di stratificazione ce l'aveva assolutamente, sapeva che cos'era, il valore che potesse avere. Il problema è che credo che in quel contesto particolare, che è poi il contesto degli sterri fascisti, che è la conseguenza, diciamo, alla Roma post-Unitalia, diciamo, lo stadio finale dell'atteggiamento demolitorio nei confronti sia a Ostia che a Roma, di quel che sopravviveva della città storica, ecco, penso che in quel contesto fondamentalmente se lo sia tenuto per sé quello che lo intuiva, tanto più che si diceva che parlava poco, anzi niente, disegnava solo. Quindi penso di capire, se ho capito bene i suoi scritti, pochi, ma i suoi lavori, che insomma lui avesse profondamente capito, ma era meglio forse rimanere nel suo mondo di grafico, disegnatore della Reale Accademia delle Belle Arti. E quindi arriviamo, diciamo, alla sintesi. Quali sono gli atteggiamenti? Abbiamo detto topografico è una scuola, dal punto di vista, e l'altro è stratigrafico. Se questo è il parallelo con quanto succede per esempio a Santa Maria della Scala, quindi un muro, come vi dicevo, completamente pieno di numeri, completamente pieno di interfacce viste e numerate e quindi considerate, e la conseguente lettura
della stratificazione interna e esterna, questo è un po' un caso simile a quello di Criptabalbi, che però non ha, ecco, edificati così importanti. Chiaramente a Roma questo parallelo non c'è, se non appunto nel caso del grande scavo diretto da Daniele Manacorda negli anni 80 per circa, insomma, si credo un 10-15 anni a Criptabalbi, quindi in un isolato del Campo Marzio. Quindi diciamo l'atteggiamento stratigrafico, il metodo stratigrafico, qui sì che si vede applicato, ma è effettivamente in queste forme e quindi con questo approccio l'unico che ho individuato in questo periodo. Ci sono gli scavi al Foro della Mezche, ci sono gli scavi di Lamboglia ancora prima nell'area retrostante la Curia. Chiaramente non è che è un matrix a fare la differenza o a rendere stratigrafica una edizione, ma sicuramente sappiamo che è proprio diverso il contesto di applicazione, cioè è un'archeologia urbana che all'interno inserisce la lettura dell'edificato, ecco. Mentre nel grande caso dei fori imperiali questa cosa si è cominciata a fare solo negli anni 90 avanzati nell'ambito dell'archeologia medievale, ma non con la sistematicità con cui invece, per esempio, sono stati condotti lavori analoghi nelle città dell'Italia settentrionale. E quindi per riprendere il concetto che avevo anticipato prima delle definizioni di quali sono i contesti operativi, e sono sostanzialmente questi, gli atteggiamenti di chi in teoria, nei cantieri di restauro in particolare, dovrebbe trovarsi a lavorare con gli archeologi, ecco, sono sostanzialmente due, uno di rifiuto e l'altro di accoglienza e collaborazione. E quello di rifiuto, che è quello di incarnato dall'architetto Bonelli, appunto, è proprio un rifiuto del metodo, cioè anche della prassi. Tanto è vero che ci sono le parole di Frankovic nella sua, nel suo scritto introduttivo agli atti di Pontignano, nei quali appunto lui riflette sul fatto che forse quello che spaventa Bonelli è questa produzione, ma lo dice lui stesso, Bonelli stesso nei suoi articoli in proposito, è proprio questa produzione eccessiva, secondo lui, di informazioni, cioè le unità stratigrafiche che vanno a scomporre la realtà materiale, che poi alla fine che senso hanno, dal momento che la visione peraltro è secondo lui parziale? Perché se io vedo una facciata di un edificio, io so una parte della storia, sostiene lui, non riesco a governare l'intera serie delle azioni umane, molte delle quali, dice lui, non lasciano tracce. E quindi che lo faccio a fare se poi alla fine ho una visione parziale comunque? Ecco, questo è, diciamo, l'atteggiamento resistente di una buona parte della scuola di architetti, mentre un'altra parte, che è quella appunto di Doglioni a Venezia, vuole invece collaborare e non solo, cerca dei modi, delle soluzioni anche operative per istruire un dialogo. Di fatto però quello che a me sembra, leggendo a posteriori le parole scritte appunto quando ancora si sperava di poter cambiare il mondo, è proprio un divorzio, insomma, un divorzio che si gioca sul fatto, come dicevo prima, di che cosa aspetta a chi. Chi deve fare cosa? Allora, Frankovic diceva, ma se lo facciamo in due va benissimo, non è un problema se un architetto fa un po' di archeologia, un archeologo, diciamo, studia un po' di architettura intesa come statica, come poi fa effettivamente la scuola di Giuliani, no? Che si separa, stacca proprio dall'archeologia stratigrafica per dedicarsi agli aspetti veramente molto tecnici e ingegneristici dell'architettura. Purtroppo, dico io, tralasciando appunto tutti gli aspetti dell'evoluzione e dell'uso e della vita, e quindi gli aspetti culturali dell'archeologia stratigrafica. E quindi ecco, il caso è quello di Criptabalbi, ecco, vi inserisco alcune diapositive solo appunto per darvi l'idea di quale sia chiaramente la densità, per cui uno direbbe, vabbè, ma come mai a Roma veramente nulla? Ecco, spero di avervi un minimo inquadrato la situazione, che è una situazione appunto di approccio metodologico. E questa è la fine della storia della cripta, cioè dopo lo scavo, archeologia urbana, metodo stratigrafico applicato a un contesto pluristratificato, chiaramente c'è un museo sopra l'area di scavo, che è quella appunto del teatro che vedete con il retrostante portico, che qui vedete ricostruito sulla base degli indizi
fortunatamente documentati attraverso la stratigrafia degli elevati per quello che è stato possibile in generale dell'archeologia stratigrafica durante lo scavo. E le varie fasi sono età classica, lo smantellamento tardo antico, le prime riorganizzazioni carolingie e la fase di grande riorganizzazione strutturale di età medievale, che oggi è completamente nascosta dalle fasi successive, rinascimentali e poi moderne, con un ulteriore problema che è quello dell'impatto degli sventramenti, che a mio avviso è uno dei motivi per cui poi non si è neanche tanto toccato il tasto fori imperiali, perché un po' i cantieri di restauro sono stati fatti forse con altri appunto criteri e con altre intenzioni, ma io ho la forte sensazione che, ma la corda mi ha detto guarda che non è come dici tu. Io però, permettetemi questo, io ho lavorato ai fori imperiali, ho scavato al foro di Cesare, al foro di Augusto, quindi ho anche lì fatto abbastanza gavetta, sempre disegnando e quindi sempre vedendo la complessità, e un po' si respira questo concetto di... è una sorta di fantasma che aleggia questo un po', e che quindi, unito al fatto che comunque a Roma esistono due scuole che una è appunto l'eredità della scuola di Lanciani, e quindi di una certa resistenza alla complessità, se vogliamo, e quindi a una certa visione, mentre invece la complessità portata dalla stratigrafia è chiaramente, va sostenuta, ecco, e quindi io ho come la sensazione che ci sia una sorta di tabù, ecco. E qui il tabù lo vedete molto bene, nel senso che il risultato di questa sezione mitica, che è veramente passata alla storia, proprio perché è la sintesi del senso dell'applicazione del metodo stratigrafico e del vantaggio che se ne può trarre in una città pluristratificata. Pensate se avessimo potuto fare, impossibile, questo lavoro su tutta Roma. Cioè, avremmo raccontato probabilmente un'altra storia. Ripeto, sempre sulla fine, anzi la lancio Andrea Fiorini, se la specializzazione di Bologna vuole venire a Critta Balbi a fare una visita, io mi offro come guida, quindi l'ho lanciata e non so se verrà. Prendiamo il volo. Perfetto, quindi questa ce la segniamo, così a questo punto potete toccare con mano. Ecco, un esempio finale che è questo modellino di tutta la stratificazione così come è stata analizzata, spaccata in quattro, documentata, quindi con il rilievo, quindi con tutti quegli strumenti che abbiamo citato prima e che fortunatamente oggi non è leggibile in questa, con questa chiarezza, ma se vedete il fronte di edifici, no, al lato della chiesa, che è appunto il fronte di Via dei Delfini, oggi completamente, insomma, in gran parte trasformato anche e soprattutto dall'impatto del ventennio che è andato a restaurare mimeticamente e quindi a cancellare le interfacce, ecco, sicuramente all'interno di questo luogo di Roma si capisce molto bene il tema di questa lezione. E ho voluto inserirvi alcuni prodotti grafici che appunto sono quelli che però non considereremmo al pari di Santa Maria della Scala prodotti grafici da archeologia dell'architettura, quanto forse piuttosto da archeologia urbana. Di fatto abbiamo visto che parliamo di concetti molto, diciamo, in fraterna collaborazione, ma ecco, capite che sono campi di applicazione forse un pochino diversi. Ecco, il fantasma è questo. Io non parlo su queste immagini, però vi dico soltanto che è lo sterro per costruire Via dei Fori Imperiali, che doveva collegare il Colosseo che vedete laggiù con Piazza Venezia, che è di qua dall'immagine, e questa è la demolizione del quartiere Alessandrino, che come vedete sorge un po' come il quartiere della Spina di Borgo al centro di due strade. A destra avete l'immagine dei mercati di Traiano, e quindi ecco, è un punto abbastanza dolente, no? Credo. E infatti non è un caso che poi, ecco, questa è così, gli scavi si siano, anche per via dei fondi, per via anche di una rinnovata attitudine rispetto a questo tema, ma soltanto alla fine degli anni 90 e ancora per 10 anni. E se proprio vogliamo andare a cercare un contributo, un tentativo di lettura stratigrafica, c'è Roberto Meneghini, che effettivamente ora è in pensione, ma è stato per anni nell'ufficio Fori Imperiali, e proprio negli anni 90, attraverso la scusa del cantiere di restauro, ha potuto
analizzare più da vicino le strutture e quindi valorizzare l'aspetto, diciamo, di trasformazione strutturale della Torre delle Milizie, però appunto siamo nel 94, ecco. E poi per finire mi sono divertita a fare, ed è veramente l'ultima slide, questa ricerca nella rivista Archeologia dell'Architettura per scoprire che la città di Roma, o comunque un contesto che avesse a che fare con Roma, compare nel 2013 la prima volta, poi ricompare nel 2015, 2016, 2020, cioè nel 2020 ancora si torna sui fori imperiali, le strutture medievali, però capite che siamo parecchio dopo, diciamo, il momento in cui invece questa rivoluzione, questa applicazione si svolge in un'altra parte d'Italia, insomma. E quindi, ecco, questa era l'ultima, effettivamente. Che ore sono? Ah, beh, sì. Un pochino di ritardo. No, ma è veramente interessante, è stata una cavalcata nella storia dell'archeologia degli Ebati a Roma, e non solo, e con diversi spunti, un sacco di curiosità. E io volevo essere il primo a farti un paio di domande, poi lascerei lo spazio ovviamente vuoi. Il primo è, a base della tua esperienza anche come archeologa professionista, no? Che opera come professionista appunto nel mondo del lavoro, se hai potuto valutare qual è l'atteggiamento delle sovrintendenze nei riguardi dell'archeologia di Levante, perché ovviamente loro hanno un rapporto, hanno diciamo un compito fondamentale applicare, poter dare la possibilità di applicare questi immagini, proprio imponendo ad esempio questo tipo di valutazioni preliminarmente allo Stato. Okay? E questa è una cosa che anche da noi in alcune zone Germania sta diventando abbastanza comune e importante, cioè il restauro parte se prima c'è un'indagine statistica, altrimenti molto semplicemente. Però è la sovrintendenza che dà queste indicazioni. Quindi direi che sarei curioso di sapere qual è l'atteggiamento che hai potuto rivalutare, misurare la tua esperienza. Poi l'altra domanda riguarda, più che altro una cosa che mi ha lasciato un po' così di stucco, nel senso, tu hai detto che ti sei laureata nel... La prima volta nel 2005, se non erro, e la seconda nel 2008, perché non ho dovuto fare due, triennale e magistrale. E nel 2005 comunque non avevi avuto indicazioni ben precise sulla stratigrafia. Ecco, ma volevo ricordare, appunto, lo sappiamo, che nel 1979 c'è il primo saggio considerato stratigrafico di Bonatti, e allievo di Mannoni, e nel 1996 il primo numero di Archeologia dell'Architettura. Sì. Quindi diciamo che non era proprio una cosa sconosciuta. Infatti è una questione di scuole, questo è forse l'aspetto meno convincente di questa che si chiama scuola, ma insomma è una tradizione. Per me la scuola ha senso quando, ti posso dire, è propositiva e soprattutto ti spinge a guardarti altrove. Purtroppo non ho avuto questa esperienza, non ho avuto questi suggerimenti, e per fortuna però ci sono arrivata da sola, insomma. Ecco, per quanto riguarda quindi le tue... La prima domanda, allora, ovviamente adesso le cose sono molto cambiate, ti cito subito il caso delle Mura Aureliane, che è un altro grande caso, no? Che io non ho citato perché non si può dire che ci sia stata proprio un'esperienza di archeologia dell'architettura, cioè c'è il famosissimo lavoro della Daniele Esposito che legge tutta, della Rosanna Mancini che legge tutta la sequenza delle mura, c'erano prima ancora i lavori di Pozza, che però partono soprattutto da una base archivistica con itinerare le letture stratigrafiche, stratigrafo, un'altra generazione, quindi è ancora un po' al limite. Adesso che io so, c'è proprio un progetto che si chiama Osservatorio, che proprio i pari passi con il restauro, quindi c'è bisogno dei giudici,
e quindi delle interfacce, ha proprio il compito di mappare la situazione. Le mura aureliane sono dei casi fini, stratificati, in elevato, alto, che si chiama. Eppure non esiste un rilievo totale interno. Nel senso che quello che manca, per esempio, è la possibilità, io mi sono anche occupata in parte di quello, ma di poter vedere l'interno e l'esterno in relazione. E questo lo si può fare soltanto se si tagliano delle sezioni a distanze interessanti. Quindi anche quello è un altro grande caso conosciuto, ma sempre parzialmente, diciamo, non aggredito, dico io, in modo globale. E chissà che con questo... progetto osservatorio, di cui a dire il vero non so molto, perché è un progetto interno alla sovrintendenza, quindi è chiaro che ci sono stati una serie di convegni in cui è stato portato fuori il tema delle mura. Noi abbiamo lavorato come Roma 3 alla campionatura delle murature antiche, ma insomma questo ti posso dire che quindi sì, c'è chiaramente un'attenzione, ormai è molto più alla portata di tutti il concetto. Però sai, le applicazioni spesso dipendono anche dai fondi, temo, perché per fare certe cose ci vuole tempo. Un altro caso che mi viene in mente è quello del Colosseo, lo so per esperienza semidiretta, ma insomma è stata fatta la lettura stratigrafica di tutte le unità, sia degli ambulanti, cioè diciamo delle facciate, che dei sotterranei. Quella dei sotterranei è proprio una cosa recentissima, e quindi sì, si fa. Chiaramente in previsione del restauro, quindi ti confermo che, ed è sovrintendenza statale, mentre le mura aureliane sono sovrintendenza capitolina, perché noi abbiamo queste due anime, diciamo, nello stesso corpo, e quindi sì, assolutamente, quando si può si fa. E da ultimo mi viene in mente il caso dell'allestimento del Museo Ninfeo a Piazza Vittorio, che potremmo abbinare alla visita a Cripta Balbi, potremmo farne due. Questo è proprio nuovissimo, appena aperto, ed è nel sottosuolo di Roma, in una privata, quindi i soldi sono stati risolti così, cioè il finanziamento per fare qualsiasi cosa fosse necessaria, come fu per Cripta Balbi, ci sono stati. E sovrintendenza statale, con Università Sapienza, con il privato, in questo caso sostenitore economico, hanno dato vita a un museo che è l'elogio del metodo stratigrafico, e quindi anche con la lettura, chiaramente nel sottosuolo, quindi cose che poi sono state coperte successivamente dalla città contemporanea, però di fatto chiaramente c'è questa attenzione, perché se ne è capito il vantaggio anche proprio, non voglio dire materiale, ma insomma, oltre che culturale, anche proprio materiale, ecco. Quindi sì, sicuramente la musica, ecco, è cambiata. Bene, ovviamente non sono molto contento. E niente, volevo appunto invitare qualcuno a fare una domanda a Valerio. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ne discutiamo direttamente sul campo quando è così, eh? Va bene, assolutamente. Bene, magari allora ti faccio un'altra domanda io, visto che diciamo, mi hai dato un sacco di spunti. Intanto volevo chiederti se secondo te quali sono se ci sono delle strategie per riuscire a ampliare le possibilità lavorative in questo settore. È una domanda che sto facendo un po' a coloro che hanno società e che sono impegnati sul campo, e appunto per accogliere pareri sulle sull'utilità, sulle richieste anche, e sulla quindi possibilità di approfondire questo tema. Di questa disciplina in campo lavorativo, proprio perché, come sappiamo, questa disciplina è magari molto sviluppata in ambito universitario e poi invece sul campo, in ambito lavorativo, è come se avesse in qualche modo il freno a mano tirato, nel senso che ovviamente ci sono tempistiche da rispettare, quindi è un'analisi stratigrafica, se vogliamo, speditiva, qualcosa di questo tipo. E quindi ecco,
piaceva anche avere il tuo parere su questo aspetto. Ma che dire, dal punto di vista lavorativo, almeno nel contesto nel quale mi trovo io, questo tipo di lavoro, l'ideale sarebbe che le ditte chiamassero l'esperto di stratigrafia degli elevati se devono fare un lavoro in un cantiere dove chiaramente ci sono delle emergenze che vale la pena perlomeno di considerare nell'analisi mentre si fanno altre cose. Non è, allora, il grosso problema secondo me a Roma in particolare che non fa collegare l'esigenza lavorativa a questo tipo di abilità, di capacità, di specializzazione è il fatto che i palazzi, che sarebbero quelli ereditati dal Medioevo, poi fatti, rifatti, rifatti e rifatti, e quindi abitati, in realtà non sono più leggibili come possono essere quelli, diciamo, delle altre città che abbiamo citato. E quindi non si presenta l'esigenza di condurre letture, perlomeno delle superfici verticali. Quello che sicuramente può essere utile è la lettura del contesto globale, quello sì, però in teoria dal punto di vista lavorativo, se lavori sul campo, lavori per le ditte ti chiedono di fare un po' tutto, quindi se domini il metodo stratigrafico, non è la stessa cosa, diciamo, dominare gli strati e dominare i muri, perché richiedono chiaramente competenze molto specifiche. Però alla fin fine sì, mi pare di capire che è un lavoro che ancora o non ha più forse una sua precisa identità. Per quello che penso io, secondo me, ed è quello che io cerco di fare, un po' scherzando su Instagram col mio profilo in cui faccio domande sui muri e cerco di capire qual è la percezione dei muri da parte di chiunque passi sul mio profilo, e ci sono delle cose interessanti da dire su questo, ma io la vedo, dal mio punto di vista, in ottica di comunicazione, cioè quello che bisogna fare è trovare il modo di fare ricerca e quindi studiare, ma vedere il lato professionale nel trovare una comunicazione col mondo che ci circonda, che quindi non è il mondo dei cantieri, perché ma quali cantieri, ma dove sono questi cantieri? Non è il mondo del restauro, perché come sappiamo c'è comunque tutto un comparto di architetti che si sta da tempo formando su questo e dove il dialogo con l'archeologia c'è, ma insomma non è così su larga scala, ecco. Quindi io penso che l'idea migliore che noi possiamo avere è inventarci un modo brillante per studiare, quindi fare ricerca sui contesti che ci interessano, ma cercare di, diciamo, riversare tutta questa conoscenza non soltanto per le istituzioni, nel senso che lo faccio per quel cantiere, ma per la cittadinanza. Cioè si fa ricerca per condividere quello che si è capito, quello che si è imparato e quello che si è avuto il privilegio attraverso la propria formazione di vedere. Io in questa fase storica la vedo così. Credo che, ripeto, è cambiata la storia dagli anni 80 a oggi, parecchio. Sono cambiati, ripeto, i cantieri di lavoro, sono cambiati i contesti, sono cambiate le condizioni di lavoro, sono cambiati i motivi per cui si fanno i cantieri. Quindi io ho maturato questa convinzione, che vale per questo momento qua. Certo, ti ringrazio anche perché, diciamo, abbiamo collegato questa ultima lezione alla prima, che era dedicata alla comunicazione. In effetti, teoricamente e anche praticamente, quando ci riusciamo, quello che dobbiamo fare è comunicare quello che abbiamo capito. E quindi, appunto, nella prima lezione abbiamo trattato il tema di uno strumento di comunicazione forte come l'illustrazione grafica. Cosa che hai fatto vedere anche tu. Esatto, quelle sono quelle, certo, famosissime di Inklink, ma chiaramente ce ne sono tanti e si tratta di fare rete da questo punto di vista, perché è chiaro che non è immediato il passaggio, ma già se lo si concepisce come necessità nell'ambito della formazione, si sa già, e questo di nuovo l'Università di Padova da questo punto di vista ha tanto da insegnare secondo me, perché lavorano proprio speditamente su e convintamente sull'aspetto pubblico, vogliamo dire, dello studio, della conoscenza. E una cosa che mi piace molto che loro fanno, ma anche lì dipende dai contesti di lavoro, forse nell'Emiliano è più facile che non a Roma, dove è una
una cosa enorme da gestire, è molto difficile, ma è lavorare nelle comunità, cioè il fatto che le comunità hanno dei muri che delimitano degli spazi, che delimitano delle funzioni. Chi studia i muri e quindi studia tutto quello che i muri comportano. E lì secondo me si può costruire un'opportunità professionale. Tanto l'Italia è piena di casi, ce ne sono pochissimi studiati e trattati in questo modo. E poi secondo me c'è sempre spazio per forme di approfondimento e di contatto con le persone che vivono i luoghi, ma le poveracce non ne sanno magari granché perché non è stato fatto uno sforzo in tal senso, insomma. Andare un po' oltre il pannello, ecco, no? Così. Questa Certo, è la mia visione del momento. ti condivido pienamente. E niente, io chiederei appunto nuovamente se c'è qualcuno che desidera fare una domanda, altrimenti ci dobbiamo solamente accordare per questa Per questa trasferta. fantastica visita, veramente, dai, chiusa, poi ci sentiamo e quando potete venire, perché mi rendo conto che vi dovete spostare voi, però la organizziamo con le mie. Ok, benissimo. Diamo complimenti e ti fanno complimenti di messaggio. Sì, parlo veramente, cioè, sono emozionatissimi. Grande, chi è? Ah, lei capisce. Va benissimo. Grazie mille allora Valeria, grazie a Grazie tutti. ancora. A presto, E a presto. senz'altro. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.